Benvenuti. In questa lezione vedremo come fare una ricerca di articoli per argomento. Per capire meglio, partiamo subito con un esempio. Mettiamo il caso, che mi serva del materiale sul diabete, ed in particolare sui suoi sintomi, e che non abbia però nessuna indicazione. Un modo per cercare velocemente degli scritti in materia, come articoli, atti di convegno e simili, è utilizzare Metabib. Cos'è Metabib? Metabib è il portale delle risorse elettroniche della biblioteca, un software che mi permette di navigare tra le banche dati, le riviste elettroniche, gli ebook messi a disposizione dalla biblioteca di Ateneo. Come faccio ad utilizzare Metabib? Da dove vi accedo? L'accesso a Metabib avviene dall'home page della biblioteca, quindi l'indirizzo è www.biblio.unimib.it. Dall'accesso rapido al centro della pagina ho accesso a tutti gli strumenti della biblioteca, tra cui anche Metabib, ovvero la biblioteca digitale. Puoi usare Metabib anche se non sei in università, ad esempio da casa. Per farlo, basta che ti identifichi attraverso le credenziali CAS, ovvero usando come ID la tua mail di Ateneo e poi la relativa password. Cliccando su Accesso da casa alle risorse elettroniche, puoi avere maggiori informazioni. Ma vediamo ora come in pratica come funziona Metabib e quindi ci clicchiamo. Eccoci nella home page di Metabib, dove in alto a sinistra troviamo il menu delle sue funzioni. Oggi noi vedremo solo molto velocemente il Trova riviste e libri, che mi dà l'elenco di tutte le riviste elettroniche e gli ebook accessibili attraverso la biblioteca, il Trova banca dati che mi permette di capire quali banche dati ci sono in biblioteca e poi quindi accedervi, e soprattutto ci concentreremo sulla ricerca rapida, ovvero come fare a trovare rapidamente, velocemente, degli articoli, soprattutto in full text, presenti in biblioteca su un argomento che mi interessa. Iniziamo quindi dalla ricerca rapida.